Il tonno in scatola è tra gli alimenti prediletti dagli sportivi ed è molto gettonato in estate all'interno delle nostre insalatone come condimento veloce per la pasta o come snack. Come possiamo scegliere un buon tonno in scatola? Ciao, sono Vanessa, consulente nutrizionale naturopata e mi occupo di educazione alimentare. La mia filosofia è mangiare bene per vivere meglio e oggi vediamo come scegliere il miglior tonno in scatola. Il tonno in scatola è un prodotto ottenuto dal taglio del muscolo del pesce, cotto in acqua con aggiunta di sale, sgocciolato e sterilizzato. Poi viene inscatolato in olio oppure confezionato in liquido di governo acquoso. I fattori che fanno la differenza per la nostra salute sono gli ingredienti utilizzati, le tecniche applicate durante la lavorazione e la qualità della materia prima. La legge impone che il tonno appartenga al genere Tunnus, senza necessariamente dover spiegare la specie, obbligando però ad usarne una soltanto all'interno della stessa confezione. Ma quale tipo di tonno scegliere? Sapere che tipo di tonno stiamo acquistando è un'informazione importante per capire se è più a rischio di inquinamento, sfruttamento e se siete, come me, sensibili all'ambiente e all'ecosistema. Le specie che possiamo trovare sono tonno beso, tonno rosso, tonno alla lunga e il famoso tonno a pille gialle. Il tonno rosso è tra i più pregiati, diffuso nelle acque tropicali dell'Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo, ma a causa della pesca intensiva degli ultimi decenni risulta ormai a rischio di estinzione, tanto da comparire nella lista rossa di Greenpeace. A seguire, qualitativamente, troviamo tonno alla lunga, tonno pinne gialle e in ultima posizione il tonno beso. Secondo fattore importante è il liquido di conservazione. L'olio utilizzato per conservare il tonno in genere non è di qualità eccelsa, meglio quindi scegliere il tonno al naturale così da poter aggiungere il nostro ottimo olio extravergine 100% italiano dopo averlo sgocciolato bene. Inoltre, verificate che sia privo di conservanti o coloranti, ma soprattutto senza l'integrazione di esaltatori di sapidità come glutammato monosodico E621. Il terzo fattore è la qualità del taglio usato. Il tonno è un pesce di notevoli dimensioni e quindi presenta parti anatomiche che hanno caratteristiche diverse. La legge non impone di indicare la porzione di tonno utilizzato, dunque i prodotti che ce l'hanno sono spesso quelli di qualità superiori. Pensiamo ad esempio alla ventresca o al filetto di tonno. Il tonno in scatola di qualità peggiore si riconosce per la presenza di piccoli pezzetti di carne invece dei pezzi unici, sodi, ben definiti. Possiamo trovare anche tracce di corpi estranei come frammenti di viscere, squame, lische, oppure parti un po' più bruciacchiate, più scure, date da un eccessivo riscaldamento. Quindi il mio consiglio è di acquistare sempre il tonno nel vasetto di vetro, di grandi dimensioni, perché permette di valutare la qualità del prodotto, il colore della carne, la struttura delle fibre e se i filetti sono più o meno spezzettati. Ma non solo, il tonno conservato in scatoletta può contenere tracce di piombo e bisfenolo A, un problema che rispetto al pesce fresco non ha, e va ad aggiungersi al problema possibile di accumulo di mercurio, che ahimè caratteristica tutti i pesci di grandi dimensioni, e alla possibile presenza di istamina. Se riuscite, cercate anche il marchio Dolphin Safe, Friends of the Sea ed MSC, che garantiscono l'uso di metodi selettivi per la pesca, escludono la cattura dei delfini, verificano che i tonno pescati siano adulti e preservano gli ambienti oceanici. Vi ricordo che potete inviarmi le vostre domande sul canale YouTube, sul mio blog e sui social. Arrivederci al prossimo video e buon appetito a tutti!